Atti in procura all'ANAC e un'interrogazione urgente per far revocare l'appalto per la pulizia di progetti case MAP alla ditta di Salerno che a ribasso si è aggiudicata il servizio, la Cooper Pool, che secondo il consigliere comunale Lelio De Santis dichiara di essere una cooperativa ma non lo è di fatto. Una società che, ha detto il consigliere, dichiara un utile di circa 1.700 euro l'anno e che ricatta il comune, così sostiene De Santis, dicendo che si limiterà ad abbassare l'orario di lavoro ai dipendenti del 20%, ma solo se avrà altre attività. Oltre a questo, senza rispettare il bando, dice De Santis, l'azienda ha ricollocato 26 lavoratori su 28 dipendenti che percepiscono tra le altre cose dei salari minimi. Dobbiamo alzare la testa, dice De Santis, e far sì che gli atti siano regolari nel rispetto della città. Il verbale dell'ispettorato del lavoro parla chiaro a suo giudizio. Io sto facendo da tempo una battaglia in nome della legalità, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa, al di là delle collocazioni politico-partitiche, perché in questa città, nel cantiere più grande d'Europa, più ricco d'Europa, c'è povertà, disoccupazione, imprese locali che non lavorano e c'è un ingresso spesso un po' forzato di imprese che provengono da fuori, aggirando anche le norme con ribassi spaventosi che poi diventa difficile consentire la realizzazione dell'opera o dei servizi. E nel caso specifico io ho anche altri dubbi che ho fatto presente in sede di commissione ripetutamente e anche pubblicamente, e che con un ribasso del 49% difficilmente si può garantire quel servizio. E con una dichiarazione esplicita dell'impresa che avrebbe fatto un utile in un anno di 1.700 euro, è chiaro che insomma qualche sospetto viene. La risposta è stata subito dopo, quando l'impresa ha avuto aggiudicato il servizio, ha ufficialmente comunicato la riduzione dell'orario di lavoro per le 28 unità di 24%, e poi in sede di confronto presso l'ispettorato del lavoro a 20%, cioè significa ogni dipendente deve avere avrà una riduzione del 20%, mentre la norma prevede il mantenimento, e lo stesso bando di gara, il mantenimento dei livelli occupazionali dei livelli retributivi. Questo non è avvenuto, e in sede di confronto presso l'ispettorato, lo stesso ispettorato ha evidenziato questa negatività che contraddice la norma, che mette in difficoltà gli operai che già percepiscono somme modestissime. Ecco perché io invito, con l'interrogazione, con la richiesta di convocazione alla Commissione Controllo, alla revoca in autotutela del provvedimento, perché questo sarebbe un precedente molto molto pericoloso che inquina il sistema degli appalti